Assessore Santoni, ha lanciato lei per primo la proposta di questa manifestazione con lo slogan "Siamo tutti zappolini". Perché? Ma soprattutto perché per manifestare solidarietà a Don Armando dopo l'attacco sconsiderato, fascista e razzista di Forza Nuova. E poi soprattutto perché io credo che questa mattina sia un momento dove ci si può unire intorno a dei valori importanti che sono l'antifascismo, l'antirazzismo, la giustizia sociale, l'accoglienza, i diritti. Ecco, io credo che una mattinata di solidarietà a Don Armando che riparte da valori che uniscono una fase in tempi bui come questo sia un momento importante. Sì, in piazza non solo per portare la solidarietà a Don Armando Zappolini, ma anche veramente per protestare contro questi attacchi vigliacchi di Forza Nuova, che poi è una forza vecchia, è una forza fascista. Il problema è che non ce ne rendiamo troppo conto, che questi fascisti cominciano ad avere un po' troppo la voce grossa, ricordiamocelo. Un mese fa la strage a Firenze da parte di un attivista di Casa Pound, c'è stata una sottovalutazione in questi anni del ricrescere delle forze fasciste nel paese? Sì, c'è stata una grande sottovalutazione, in particolare una sottovalutazione proprio delle forze democratiche. Noi come Ampi abbiamo risposto a questo fatto anche dell'eccidio di Firenze. Non è stato il gesto di un folle, ma è stato il gesto di un fascista, figlio di questa atmosfera e di questo revisionismo che si sta portando avanti in questi ultimi anni. Credo che mai come in un momento come questo, in cui anche dal punto di vista sociale la situazione si aggrava, è fondamentale costruire, diciamo, tutti quei momenti che rafforzano gli anticorpi che ci sono nella nostra società, nella nostra comunità, per controbattere e per respingere i tentativi razzisti, xenofobi e quindi fascisti di sfruttare anche questi momenti di difficoltà sociale per cercare di dividere le comunità, per cercare di fomentare odio, razzismo. E quindi è importante esserci, per noi peraltro che siamo tra i promotori della campagna "Italia sono anch'io", È un fatto scontato, naturale, così come per noi, per la CGIL di Pisa, è scontato e naturale essere al fianco di Don Armando, con il quale abbiamo in questi anni condiviso molte battaglie e costruito insieme momenti di solidarietà. Insomma, spesso in questi anni ci si è un po' lambiccati se era il caso di dare peso o meno a certe iniziative, spesso configurandole come iniziative isolate, di un po' stravaganti, un po' folcloristiche. Ecco, noi pensiamo che siamo invece in un momento, in una fase in cui è importante non sottovalutare nulla e chiedere sempre a ognuno di fare la propria parte per mantenere a questo paese, diciamo, una forma di civiltà, di democrazia e soprattutto un paese accogliente che non discrimini le persone che vengono da altri paesi. Io penso che questa cosa è nata perché noi abbiamo voluto dare importanza alle parole. Si diceva bene anche poco fa negli interventi, non si può più dire "ma sono tre scemi", quando i leghisti dicono "affoghiamoli tutti nel mare", quando dicono "ma questi neri, ma spariamoli, ma perché non si fanno", cioè non si può più sopportare che ci sia qualcuno che dice queste parole, perché le parole fanno male, le parole sono importanti. La prima intervista che ho fatto, mi pare a Pisa Notizie, quando è successa il giorno che si partiva per la Sicilia, ho detto "il fascismo ha cominciato prima a picchiare con le parole, la mafia uccide prima con la diffamazione e poi manda il sicario a picchiare o a uccidere". Quindi noi non possiamo più permetterci che vengano dette certe parole. Tu puoi contestare con forza, può arrivare al limite anche dello scontro duro verbale, dell'offesa personale, però non puoi più andare al di là nelle intimidazioni, nelle minacce, perché questo non si può più tollerare. Allora, l'ultimo pensiero è stato espresso qui in tutti gli interventi, io voglio rinnovarlo: dobbiamo ridare importanza alle parole, quello che diciamo qui stamani, quello che noi rappresentiamo, le istituzioni, che sono il punto centrale della democrazia di un paese, le forze dell'ordine, le associazioni, tutta la cittadinanza, i partiti, i movimenti,
tutto quel fermento positivo che fa dell'Italia e della Toscana quello di cui andiamo orgogliosi e che dobbiamo difendere. Questi fazzoletti ci dicono che le cose non te le regala nessuno. Se non te le difendi, se non te le costruisci, se non ci metti impegno, queste cose qui ce lo dicono. Il paese che viviamo non ce l'hanno regalato gli americani, eh? Non entriamo in questo concetto. Non ce l'hanno regalato gli americani. Questo ce lo siamo costruiti con l'impegno di tanta gente, con chi fa la follia di dedicarsi agli altri, con chi dà il suo tempo nelle istituzioni. Poi di questi tempi ci vuole tanta follia a mettersi a fare il sindaco, a fare l'amministratore, però questo è il frutto del nostro paese. Allora questo è nato dalle parole, da gente che ha detto delle cose belle, che hanno scaldato il cuore, che ti fanno alzare da quel divano e da quella televisione e ti fanno impegnare per gli altri. Questo è quello che noi vogliamo portare via da questa piazza. Dice bene Gianfranco, comincia oggi, riparte oggi. C'è questa campagna che fino a marzo ha l'obiettivo di portare almeno 50.000 firme. Io penso che si arriverà a più di 100.000, perché c'è un'Italia vera che reagisce, c'è un'Italia che scalda anche il freddo, che resiste anche alle brutture che abbiamo vissuto in questi ultimi anni. Io vi ringrazio perché davvero in quest'Italia io sono felice di abitare e un giorno sono felice che quest'Italia possa accogliere come fratelli e amici tante persone che ora stanno soffrendo con nostra vergogna discriminazioni e ingiustizie. Quindi grazie a tutti voi, facciamo firmare la campagna, è la risposta più bella che possiamo dare. E benvenuti a Perignano.